Quindi questo di Kovian si chiama Nostalgias Tango. Carlos Gardel, Por una cabeza. In Argentina questo brano, questa canzone, perché è una canzone, è praticamente considerato il secondo inno nazionale. E, è giusto? Sì. E, è bellissimo, è una melodia incredibile, senza tempo sicuramente. Tutti la conoscete. Anche perché è stata usata per il film di Profumo di Donna dell'edizione con Al Pacino rispetto a quella italiana. E insomma, comunque usata poi anche in mille occasioni, ma è meravigliosa. Thank you.
grazie. Allora, adesso andiamo in Spagna, nella parte catalana, perché Miguel Llobet, ed è la canzone del ladro, degli Adri. Quindi adesso sonorità diverse, che però diciamo della Spagna però. Grazie mille. E devo dire che queste chitarre, io ho avuto veramente l'onore di poterci fare l'amore per un po' di giorni, perché Massimo con estrema fiducia e generosità me l'ha lasciata qualche giorno. Non mi informavo tutte le serie. Sì, c'era ovviamente il report serale, tutto bene, sì. E, indubbiamente questi strumenti hanno qualcosa di particolare. Una parte di questo è data dall'età dello strumento, cioè il legno ovviamente si modella, ok? No? Nel tempo. Le tensioni si cedono, se lo vedete il legno è tutto mosso, anche le fasce. Questo ovviamente crea delle sonorità, genera delle caratteristiche nello strumento che non sono, o almeno è veramente difficile che possano essere riproducibili su uno strumento nuovo, ma semplicemente perché è la patina del tempo, ok? Quindi a suonarle è bellissimo, perché ti regalano emozioni che normalmente è poco facile avere. Poi ce ne sono altre, cioè non che uno strumento contemporaneo non possa avere cose meravigliose, per carità, anzi. Però qui ce ne sono altre, e queste altre le trovi solo su strumenti
che hanno questa storia. E allora chiudiamo con, cioè, questa mia parte con il Capriccio Arabo, che vabbè non ha bisogno di presentazioni, e penso che su questa chitarra fosse un brano, diciamo, giusto. Thank you.